Ciao a tutti e bentornati sul canale. Come avrete intuito dal titolo, siamo in Sardegna, una regione in cui io non ero mai stata e che non vedo l'ora di esplorare. Per chi è nuovo sul canale, con questa tipologia di video vorremmo raccontare luoghi meno conosciuti o insoliti, diciamo, per ogni regione italiana. Prima di iniziare, come sempre, se volete sostenerci, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessuna delle nostre prossime uscite. E ora venite con noi alla scoperta della Sardegna. Dopo diversi mesi torniamo finalmente ad esplorare una nuova regione italiana, nuovi paesaggi da ammirare, nuove tradizioni da conoscere e cibi tipici da assaggiare. È sempre emozionante arrivare in un luogo nuovo e vederlo per la prima volta. Scegliere solo 5 punti per il video è stato come al solito difficilissimo, data anche l'eccezionale bellezza di quest'isola così ricca di storia. E sicuramente i posti che abbiamo deciso di presentarvi saranno già noti alla maggior parte dei sardi. Ma speriamo comunque di aver scelto bene questi 5 luoghi, un po' fuori dalle solite rotte turistiche, ma che meritano secondo noi assolutamente di essere visitati. A meno di un'ora e mezza da Cagliari si trova l'arcipelago del Sulcis, formato da due isole principali, l'isola di Sant'Antioco e l'isola di San Pietro. Due luoghi incredibili, con una natura stupenda e incontaminata. Partiamo con la nostra esplorazione dalla cittadina principale di Sant'Antioco, borgo con un centro storico davvero curato e un bel lungomare, per arrivare poi in qualche minuto fino alla spiaggia di Portigeddu. Lo scenario cambia in modo pazzesco in pochissimo tempo. Siamo in mezzo alla bassa macchia mediterranea, che in questo periodo primaverile è un'esplosione di colori e profumi. La spiaggia non è molto grande, ma davvero bella e selvaggia. Guidiamo tra le stradine dell'isola e i panorami che si susseguono sono uno più bello dell'altro. È incredibile come nel giro di così pochi chilometri il paesaggio sia cambiato in così tanti modi. Sulla costa nord-occidentale ci fermiamo per ammirare Nido dei Passeri, una scogliera di colore rosso che scende verticale verso il mare. Le rocce sono levigate dal vento e hanno delle forme particolari e uniche, da non perdere se passate da queste parti. Da qui si può vedere anche il faro Mangiabarche, piccolo e solitario, che svetta su uno scoglio in mezzo al mare, è molto suggestivo. Arriviamo infine a Calasetta, un piccolo borgo situato sulla punta settentrionale dell'isola. Ci fermiamo per pranzo e proviamo dei fantastici spaghetti con arsella e bottarga, prima di cambiare mezzo di trasporto. Lasciamo la macchina e con il biglietto da 9 euro per andata e ritorno prendiamo il traghetto che in circa mezz'ora ci porta a Carloforte, unico centro abitato dell'isola di San Pietro. Il borgo ci accoglie subito con un bel lungomare e le sue case color pastello, con colori tanto tenui da essere persino rilassanti. Una curiosità, Carloforte è stata fondata nel 1738 da alcuni pescatori liguri provenienti da Tabarca, un'isola al largo della Tunisia che all'epoca era colonia ligure. Ancora oggi sull'isola infatti si parla tabarchino, una lingua molto simile al genovese antico, e le tradizioni culinarie ricordano in tutto per tutto quelle di Genova. È davvero piacevole passeggiare per le vie di questo borgo così curato e dal fascino unico. Altra zona imperdibile secondo noi in Sardegna è la penisola del Sinis, dove ci sono tantissimi luoghi speciali da scoprire. Noi siamo partiti dal Museo Civico di Cabras, dove è possibile ammirare il ricchissimo patrimonio archeologico di questo territorio. I reperti sono esposti in ordine cronologico e raccontano di epoche lontanissime, di insediamenti nuragici e preistorici. Incredibili i giganti di Monte Prama, sculture risalenti a 3.000 anni fa alte più di 2 metri e ritrovate casualmente qui nel Sinis nel 1974. Con il biglietto da 10 euro è possibile visitare il museo e anche Tarros, nostra prossima tappa. All'estremità meridionale della penisola si trova infatti questa importantissima città fondata dai Fenici. Oggi è possibile camminare tra le vie di quello che doveva essere l'abitato, tra le rovine di templi, terme e resti che risalgono anche all'età nuragica. Tutto con di fronte un mare splendido a fare da cornice. Abbiamo incontrato anche qualche abitante della Tarros odierna. Non perdetevi poi la vista super panoramica dalla torre di San Giovanni di Sinis, che spazia fino a Capo San Marco. A 10 minuti da qui sorge il piccolo borgo disabitato di San Salvatore, che torna a prendere vita solo per pochi giorni nel mese di settembre, in occasione della tradizionale Corsa degli Scalzi. È davvero un luogo particolare a tratti spettrale, e forse proprio per la sua atmosfera, il paese è stato utilizzato come set per diversi film western tra gli anni 60 e gli anni 80.
ultima tappa che vi consigliamo è la meravigliosa spiaggia di Isarutas. Formata interamente da granelli di quarzo bianchi, lisci al tatto, è di una bellezza che non si può spiegare. Fuori stagione poi, quando non c'è praticamente nessuno, è ancora più straordinaria. Il mare è trasparente e sfuma dall'azzurro al verde smeraldo, davvero fantastico, probabilmente una delle spiagge più belle che abbiamo mai visto in vita nostra. Nel Golfo di Orosei ci sono diverse calette che sono state definite le più belle della Sardegna. Spesso sono raggiungibili solo a piedi con dei sentieri, oppure via mare con gommoni e imbarcazioni. Tra le tantissime oasi naturali, caverne e baie che è possibile visitare, noi abbiamo scelto di fare il trekking per arrivare a Cala Golorizè. Ci aspettano 3,5 km con 544 metri di dislivello, tutti in discesa all'andata e tutti in salita al ritorno ovviamente. Facciamo base al borgo di Baunei, paese arroccato su un lato di una montagna proprio al di sotto dell'altopiano del Golgo. Vi consigliamo di partire presto la mattina e di portare con voi tanta acqua e il pranzo al sacco. Non c'è un sentiero di terra battuta, ma un fondo irregolare di piccole pietre che possono diventare scivolose. Il paesaggio però è stupendo, ci piace avere le montagne e questa vegetazione così rigogliosa intorno a noi. Incontriamo sul nostro cammino un gruppo di maialini selvatici, quanto sono belli! A circa metà percorso iniziamo a vedere il mare e la guglia di Golorizè, che qualcuno sta scalando. Dopo circa 2 ore arriviamo a destinazione e la vista da qui è semplicemente pazzesca. Dato che siamo a fine marzo, non ci sono ancora i battelli che portano fino a qui e quindi ci sono molte meno persone. Ci si può rilassare sulle scogliere bianche con il solo rumore delle onde come colonna sonora per ricaricare le forze in vista della salita. È un'esperienza fantastica. Il mare ha colori che sembrano dipinti e le rocce alte che proteggono la piccola baia donano a questo luogo un aspetto davvero unico. Impossibile venire in Sardegna e non visitare almeno uno dei suoi tantissimi nuraghi. Si stima ce ne siano più di 8.000 sparsi per tutto il territorio sardo, in diversi gradi di conservazione. Guidando per le strade della Sardegna li noterete sicuramente. Noi, per imparare qualcosa in più sull'affascinante civiltà nuragica, abbiamo deciso di visitare 3 siti in particolare, partendo dall'incredibile Pozzo Sacro di Santa Cristina, definito come la massima espressione architettonica della civiltà nuragica e risalente al 1000 a.C. è ancora oggi un mistero, dove storie e leggende sono intrecciate. Scendendo la ripida scala si arriva al pozzo, dove l'acqua sgorga continuamente dalla pietra da ormai 3.000 anni, e guardando poi verso l'alto la visuale di quel portale d'accesso perfetto è quasi aliena. L'energia che si respira in tutto il parco è particolare, c'è una grande calma. Il biglietto d'ingresso costa 7 euro e oltre al pozzo vediamo anche il villaggio cristiano e quello nuragico, immerso in uno splendido bosco. Ci spostiamo poi al Nuraghelosa, uno dei meglio conservati, tutto costruito in roccia basaltica. Si può entrare all'interno delle sue torri e osservare l'architettura eccezionale di questa costruzione. È anche possibile salire in cima tramite una scala in pietra. Camminare tra queste opere, così antiche e misteriose, ci trasmette tante sensazioni. In ultimo, andiamo al Nuragarubiu, detto anche il gigante rosso per il colore delle sue pietre. È anche uno dei rarissimi esempi di nuraghi con 5 torri e si distingue dagli altri per la sua struttura complessa. In questo periodo il perimetro circostante è un tappeto di fiori gialli e bianchi, davvero bellissimi. Anche a Rubiu al suo interno è davvero spettacolare e nel caso voleste approfondire la storia della civiltà nuragica vi lasciamo in descrizione il link al video di Nova Alexio, super interessante. Bosa è un borgo stupendo della costa occidentale della Sardegna che si sviluppa lungo la foce del fiume Temo. La prima cosa che ci colpisce arrivando al paese sono senza dubbio i colori sgargianti delle case del quartiere Sacosta e il grande castello Malaspina che sovrasta l'abitato. Da lontano il colpo d'occhio è pazzesco. Parcheggiata l'auto lungo il Temo, vicino alle antiche concerie, passiamo dal bellissimo Ponte Vecchio, per addentrarci poi subito nelle strette vie del centro storico.
Perdersi per i vicoli è stato bellissimo. I colori delle case sono ancora più belli e accesi visti da vicino e ci sono tantissime decorazioni come piante, vasi, bandierine e quadri appesi per i muri della città. Si capisce che gli abitanti tengono al loro borgo. Saliamo diverse scale per arrivare fino alla parte alta del paese, ma dato che è ora di pranzo, torniamo in corso Vittorio Emanuele II e ci fermiamo in un bistrò. Prendiamo le panadas alla bosana e sono fantastiche. Nel pomeriggio riprendiamo la macchina e ci spostiamo nel vicinissimo paese di Tinnura, dove le case della via principale sono dipinte con bellissimi murales spesso legati alle usanze sarde. Ci sono i mamutones, donne e uomini in abiti tradizionali, bellissime sculture e fontane. Siamo rimasti colpiti da come un piccolo paese sia riuscito a valorizzarsi così tanto. Per la sera vogliamo consigliarvi un posto speciale. Da Bosa Marina camminate per circa 15 minuti su un comodo sentiero e seguite i piccoli cartelli in legno che indicano le piscine naturali di Canemalu. Arrivati su queste scogliere a dir poco meravigliose, fatte di trachite bianca, vi sembrerà di essere sulla luna. La natura ci ha donato dei luoghi davvero incredibili, dove possiamo ammirare la bellezza del tramonto immersi nella pace. Non rientra in nessuno dei capitoli a cui avevamo pensato, ma prima di chiudere il video vogliamo menzionare il Museo delle Maschere Mediterranee di Mamoiada. La storia dei Mamutones e Isuadores è davvero affascinante, così come quella di altre figure del folklore sardo. Ogni anno il 17 gennaio a Mamoiada si tiene la festa dedicata a Sant'Antonio Abate, per celebrare l'arrivo del nuovo anno, ed è proprio in questo giorno che Mamutones e Isuadores sfilano per le vie del paese. Esposti al museo ci sono anche costumi che provengono da altri paesi europei e sono bellissimi. Grazie per essere arrivati alla fine del video, speriamo che questo lato un po' meno conosciuto della Sardegna vi sia piaciuto. Per me era la prima volta qui, c'è mare, cultura e una storia incredibile, quindi mi ha davvero stupito. Voi siete mai stati su questa incredibile isola? Se sì, scriveteci nei commenti quali sono i vostri posti preferiti della Sardegna. Oppure anche dei luoghi che vi piacerebbe visitare se non ci foste ancora stati. Questo era il primo video dell'anno dedicato a una regione italiana, ma non sarà l'ultimo. Infatti, come vi avevamo anticipato, abbiamo pensato ad un grande progetto che ci porterà in viaggio tra quattro nuove regioni per circa un mese. Partiremo per questo progetto a fine aprile e i video poi inizieranno ad uscire a giugno. Se tutto va bene, se riusciamo, la pubblicazione sarà settimanale e non ogni 15 giorni come succede ora. Sarà un lavoro lungo che durerà almeno 3 mesi, diciamo, sì. Tra filmare e montaggio, certo. E speriamo come sempre nel vostro supporto. Se volete rimanere sempre aggiornati sui nostri spostamenti, vi ricordiamo che c'è il gruppo Telegram e anche il profilo Instagram. Vi lasciamo i link qui sotto in descrizione. Prima di salutarci, se volete supportarci, lasciateci un mi piace al video e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi in uscita. E noi ci rivediamo la settimana prossima con il video su Cagliari. A presto! Ciao!